Assessore Cavaliere, consigliere Guadagni. Partiamo dal consigliere Guadagni, perché questa iniziativa? È un'iniziativa nobile che testimonia la mancanza di rapporto di alcuni enti sovracomunali con quelli come l'ente più vicino al cittadino, l'ente comune. Io devo ringraziare il sindaco qui presente per questa bellissima giornata di festa, perché grazie al sindaco di Mercato San Severo, grazie all'amministrazione comunale rappresentata anche dalla collega Cavaliere, noi oggi stiamo celebrando una contestazione non per quanto concerne il sito di compostaggio in essere, ma per quanto concerne l'ubicazione lì dove è stata scelta non va bene. Perché non va bene? Perché a pochi metri noi subiamo già da anni le vasche di laminazione di Ascigliano. Il popolo di Pandola, di Ascigliano, in modo civile quest'oggi si unisce all'intera comunità di Montore e dell'intera Mercato San Severino che dice no a questa ubicazione. Grazie ancora una volta a tutti quelli che stanno partecipando e soprattutto, e lo dico con grande forza, soprattutto alla parte democratica della nostra comunità. Grazie. Assessore, è uno scontro contro il comune di Fisciano e contro la regione Campania che vuole a tutti i costi la realizzazione di questo impianto qui a pochi metri da dove ci troviamo. Nessuno scontro, perché noi crediamo ancora in una possibilità di un confronto, di un dialogo. Noi non siamo assolutamente contro il sito di compostaggio, ripeto quello che ha detto poc'anzi il consigliere Guadagno, noi siamo per no al sito di compostaggio fatto sul territorio di Mercato San Severino, perché anche se è territorio di Fisciano, ma è proprio ai confini, quindi nessuno scontro. Perché... Insomma, ecco, a livello istituzionale come vi state muovendo per bloccare quest'opera o quantomeno ridimensionarla? A livello istituzionale abbiamo già provato a fare dei passi, abbiamo già lo scorso giugno 2018 abbiamo attivato l'intesa, tra l'altro con il sindaco di Fisciano, di provare a costituire un subambito distrettuale secondo quanto previsto dalla legge regionale. Purtroppo l'ipotesi è naufragata, ma è naufragata sulla base proprio dell'individuazione del sito di compostaggio. Ad oggi c'è un nuovo dato, che è quello del decreto dirigenziale, che non ha soggettato a valutazione di impatto ambientale questo sito. Questo ha adombrato ulteriori dubbi rispetto al percorso che la realizzazione di questo sito sta portando, e quindi una settimana fa sia noi come istituzioni sia i comitati civici che si sono creati abbiamo presentato ricorso al TAR, quindi siamo in attesa anche di capire. Ma sindaco, si può individuare se c'è un responsabile sulla decisione dell'individuazione di questo sito proprio in questo territorio, in questa realtà? Chi è stato? E di chi è la colpa? Ma guardi, qui non è una questione di colpa, cioè qui è una questione... Qualcuno ha preso questa decisione. Ma è accaduto, ma è agli atti, voglio dire, c'è poco da parlarne. A maggio 2016 il comune di Fisciano aderisce a una manifestazione di interesse. Per motivi economici, dice qualcuno? Questo lo deve chiedere al sindaco di Fisciano. Ovviamente ognuno di noi ha la propria idea. Rispetto a questo mi permetto per onestà intellettuale di dire che a maggio 2016 non c'era un'amministrazione, ma c'era una gestione commissariale presso il comune di Fisciano. Presenti alla manifestazione i tre consiglieri comunali di Fisciano dell'opposizione Cambia Fisciano con Andrea Landi. Perché questa presenza qui a Mercato San Severino? La nostra presenza è per dare forza a questa nostra battaglia e la battaglia di tanti e di tanto questo popolo che oggi sta qua a dire no con forza a questo sito di compostaggio. Ecco, ma quali le alternative però per risolvere il problema comunque dei rifiuti che esiste? Le alternative possono essere tante, però noi la prima battaglia che stiamo portando avanti è quella che la localizzazione di questo sito di compostaggio non è idoneo ad ospitare questo sito di compostaggio. Ci sono le responsabilità del sindaco e dell'amministrazione di Fisciano? Le prime responsabilità è che non ha voluto coinvolgere i cittadini, perché queste scelte così importanti per i cittadini bisogna condividerle con i cittadini. Qui a Mercato San Severino, alla manifestazione contro la realizzazione del sito di compostaggio a Fisciano, è presente anche l'avvocato Lanucita, che sta seguendo dal punto di vista legale la battaglia contro la realizzazione di questo impianto. Come vi state muovendo con il ricorso al TAR? Beh, abbiamo presentato il nostro ricorso ed è stata già fissata la data dell'udienza di sospensiva, è stata fissata per il 5 dicembre. So che hanno presentato ricorso anche i comuni di Mercato San Severino e di Fisciano, per loro l'udienza, se non vado errato, è stata fissata al 19 dicembre, quindi adesso dobbiamo un attimino far
registrare queste due date, stiamo cercando di capire come possiamo anticipare la discussione tutti quanti insieme al 5 dicembre. Ma voi cosa chiedete? Noi chiediamo la sospensiva del provvedimento con il quale la Regione ha stabilito che non si applica la VIA alla situazione, la valutazione di impatto ambientale. È una cosa incredibile, indecente dal punto di vista giuridico, ancora di più dal punto di vista paesaggistico. Peraltro all'esito di un procedimento che non ha rispettato la normativa in vigore, quella della verifica della soggettabilità, partita da una domanda, da un'istanza presentata dal Comune di Fisciano che riguardava tutt'altro, il gioco delle tre carte, che ovviamente a livelli istituzionali non dovrebbe essere fatto. Ecco, avvocato, ma se ci sono delle responsabilità, da parte di chi? Sull'individuazione di questo sito in questa realtà. Ma adesso, per quanto mi riguarda, non mi interessa individuare le responsabilità, queste poi saranno più le indagini penali eventuali ed altro, o i risarcimenti dei danni che naturalmente verranno. Adesso a noi interessa stabilire che ci sono stati fatti, sono stati adottati degli atti totalmente illegittimi su tutta la vicenda, che il sito non è un sito idoneo per ricevere un'iniziativa di quel tipo. Peraltro le prescrizioni fatte dalla Regione modificano integralmente il progetto, quindi ecco, di che cosa parliamo? Ultima domanda, ma una possibile alternativa alla realizzazione del sito? Comunque il problema esiste e va risolto. Questa non la dobbiamo dire noi avvocati, spetta alla politica, ma non alla politica locale, spetta alla politica regionale, non tanto a quella locale. Peraltro anche gli altri enti, parliamo dell'ASI, parliamo della sovrintendenza, non sono stati neanche interpellati sulla vicenda, quindi c'è un procedimento che si è dipanato tra punti molto scuri e punti anche non chiari. Presente alla manifestazione anche Lorenzo Forte, Presidente del Comitato Salute e Vita, in prima linea nella battaglia contro la fonderia Pisano. Perché questa presenza qui a Mercato San Severino stamattina? Beh, non potevamo mancare, noi siamo convinti che le lotte ambientali, la salute prima di tutto dei cittadini va tutelata, e quindi le lotte vanno messe insieme, bisogna creare una rete di associazioni della popolazione che deve combattere insieme contro le scelte che vengono dall'alto e che danneggiano la vita e la salute dei cittadini. Anche qui oggi non potevamo mancare, non potevamo non dare la nostra solidarietà a questa popolazione in lotta per il diritto alla vita e soprattutto ad avere la garanzia che non venga calpestata un diritto fondamentale come quello dell'articolo 32 della Costituzione. Per quanto attiene la vicenda delle fonderie Pisano, si va avanti tra ricorsi, contro ricorsi, battaglie legali a vari livelli, nonché battaglie e scontri politici. Ieri c'è stata una sentenza storica del TAR che per la prima volta ha messo nero su bianco quello che dicevamo da anni, che la fonderia Pisano sta danneggiando a rischio mortale la salute non solo dei cittadini, di chi abita intorno per chilometri dalla fonderia, ma anche e soprattutto quella dei lavoratori. Noi non possiamo permettere di, sul gioco del ricatto del lavoro, di far guadagnare sulla vita dei lavoratori e dei cittadini un imprenditore disonesto che dal 2004 danneggia la salute della popolazione e dei lavoratori. Noi siamo convinti che il mostro di fatto, la fabbrica dei veleni, vada immediatamente fermata per sempre, e vada, la politica, le istituzioni devono fare il loro dovere, devono pigliare in carico i lavoratori e trovare una soluzione per i lavoratori, per garantire il lavoro vero, un lavoro che non mette in pericolo la salute, perché non si può lavorare, non si può lavorare e rischiare di morire per portare il pane a casa. Presente alla manifestazione contro il sito di compostaggio a Fisciano anche il consigliere del Movimento 5 Stelle di Mercato San Severino Grimaldi. Perché questa presenza? Naturalmente questa è una battaglia che va oltre i colori politici, qui parliamo di tutelare la salute, di tutelare i nostri territori, e a prescindere dalla fazione politica. Poi anche in Consiglio Comunale mi sono espressa contro la costruzione di questo sito, ho contribuito con i comitati a fare accesso agli altri e quant'altro, siamo vicini ai cittadini da sempre, quindi questa è una battaglia dei cittadini, non è una battaglia della politica e delle fazioni politiche. Ma è una battaglia anche contro la Regione Campania e contro il Comune di Fisciano?
è una battaglia contro chi vuole approfittare per tutelare interessi che non sono del territorio, questa sicuramente. E il piano regionale rifiuti non lo sta facendo, noi lo stiamo denunciando dall'inizio in Regione Campania con i nostri consiglieri regionali, soprattutto per questa politica di costruire maxi siti di compostaggio, anche se sono aerobici, ma da 32.000 tonnellate non vanno a tutelare, ecco, nell'aria e né tutto il territorio. Presente alla manifestazione per la realizzazione del sito di compostaggio a Fisciano anche il direttore dell'Osservatorio Comunale di Mercato San Severino, il professor Emilio Esposito. Allora, la presenza sul territorio qui noi come osservatorio è per rilevare quelle che possono essere le difficoltà e i disagi delle persone, perché questo può manifestare paure, ansie, fobie rispetto a quello che è l'impatto ambientale di una struttura, che può provocare sicuramente delle preoccupazioni per quanto riguarda la salute pubblica. Quindi noi siamo qui per osservare un po' quello che è la situazione del disagio rispetto proprio all'impatto socioambientale della struttura che si vuole realizzare.